difficile perché vedo moltissime giovani atlete, quindi intanto sarà impresa molto difficile non farle annoiare. Sarà impossibile non dare cattivi esempi. Cerchiamo di dare mediamente dei cattivi esempi di comunicazione affinché sia loro sopportabile questo transito nei loro studi che si è così gradito. Dico questo perché di solito in queste circostanze, dopo un derby, si danno pessimi esempi nel mondo della comunicazione. Dico questo perché ieri non è stato un sano pomeriggio di sport. Questo fa parte del folklore della comunicazione preistorica che qui non facciamo. E dico Stiamo vedendo le questo, immagini dico intanto, sì. questo perché la catena di errori che ha contraddistinto l'organizzazione complessiva di una giornata che vedeva in una partita prevedibilmente, ma quando dico prevedibilmente uso questo avverbio con un lasso di tempo di 4, quasi 5 mesi, prevedibilmente difficile, allora immaginare che 1.000, 2.000 tifosi di una qualsiasi squadra, sgombriamo subito il campo da equivoci per chi vuol capire, per chi vuole ascoltare, non dico per chi sa ascoltare, che sarebbe troppo, ma per chi vuole ascoltare sì. Poteva trattarsi a campi invertiti dei tifosi del Pescara, del Chieti o di 1.000 altre squadre, diremmo le stesse cose. Bene, con 5 mesi di anticipo, con lo sfacelo della notte maledetta del 20 gennaio, con gli incidenti di Pescara-San Benetese, che tra l'altro causarono oltre 40 feriti, il derby di Roma, che è il derby di Roma in tutto il suo bene, in tutto il suo male, ha causato ieri, l'altro, sabato sera, 36 feriti. Fate le proporzioni col numero di partecipanti ai disordini, come così allo spettacolo sportivo, e vedrete, capirete che cosa successe il 20 gennaio a Pescara. Non l'hanno capito evidentemente altri, chi doveva organizzare. Fermo restando la gratitudine eterna nei confronti delle forze dell'ordine che sono chiamate sempre più a dover fronteggiare una situazione improba, c'è una notizia che è stata confinata, non so perché, non nelle prime pagine dei giornali sportivi, non un sindacato di polizia per la prima volta nella storia del calcio italiano ha chiesto l'autorizzazione ufficiale a usare proiettili di gomma. Ecco, come succede nelle guerre, come succede nell'intifada, per capirci. Quindi parlare di sano pomeriggio sportivo non ha senso, cercare di capire la catena di errori, ripeto, imbarazzante, che ha fatto sì che non ci fossero pullman a scortare i tifosi, in questo caso del Chieti, ma potevano essere di 1.000 altre squadre, dalla stazione centrale di Pescara fino allo stadio, e che non ci fosse una precettazione da parte di chi che sia rappresentante delle autorità per 3 ore e ricala la notte, ricala questa vergogna nel non sapere affrontare e risolvere i problemi prima che calino le tenebre con tutti i relativi rischi per trovare un pullman che ha dovuto poi un pullman che ha dovuto fare la spola. Con 4 mesi di anticipo, sano Ecco. pomeriggio sportivo, lasciamo Fermo perdere. restando però anche la casualità, ci si è messo di mezzo anche il destino per questo Ah, il treno treno che rotto. sì, il Però dovremmo treno anche capire perché non ci sono più treni speciali, perché le rotto. ferrovie dello Stato non vogliono più prendere in considerazione le trasferte. Insomma, qui il discorso si allarga No, all'infinito. non mica fanno male. Allora, Questo D'Urso, fanno tutti. D'Urso dice che Ma non non fanno fanno mica male. male. Il riferimento ai treni? Agli speciali? Ma i treni, perché il sociale si deve fare carico di spese che riguardano quattro delinquenti, i quali vanno a scatenarsi fuori delle loro abitazioni e dei loro habitat. Il problema grosso è che bisogna far da deterrente affinché questo non avvenga prima. Bisogna intervenire prima. Cioè, quando delle persone che sono prese in flagranza di reato, perché è un reato, vengono individuate, devono andare in galera immediatamente, devono essere Ma questa è portate in galera e ci devono l'applicabilità, c'è il nuovo rimanere. decreto legge, adesso Facendo qualche la cosa in succede. Ci questo sono gli modo. arresti subito E il adesso, giorno perché? dopo, sì, e il giorno dopo Entro i questi 30 riescono e secondi. ti fanno E malamente. non più Sono sempre adesso, gli stessi, sono ben individuati. Se uno dice questo, il giorno dopo ti vengono per strada, se è un giornalista o se è qualcun altro, ti vengono a offendere. Io sono stato a una trasmissione sportiva dove un signore, il quale si era piccato di sentirsi, mi ha alla fine della trasmissione, mi ha detto: "Ma tu capisci tutto tu, fai tutto tu." Ed era andato in trasmissione, si faceva di tutto affinché questo signore facesse la pace con l'allenatore del Pescara. C'erano giornalisti che si davano da fare affinché si desse la mano con l'allenatore del Pescara e il signore che aveva No, beh, aggredito questo no. l'allenatore del Pescara. Cioè avvengono dei fatti, delle situazioni. Il problema è gestire i tifosi. Dietro c'è tutto un discorso politico, c'è tutto un discorso, perché fra 3 mesi ci
ci sono le elezioni, ci sono anche amministratori che vanno in trasmissione e dicono i tifosi devono essere lasciati in pace quando si comportano bene, la violenza così, i sei ma, assomigliano un po' ai sei ma della guerra di questi giorni. Io dico soltanto una cosa, io dico che la città di Chieti e la città di Pescara e tutti i suoi rappresentanti e la regione abruzzese, al pari di tutte quelle italiane, non meritano che degli eventi sportivi che hanno in sé, indipendentemente dai colori delle maglie, l'indice di pericolosità che deriva dall'imbarbarimento del mondo del calcio, non meritano una incuria, spiace davvero dirlo, un'incuria generalizzata che poi facilita gli incidenti, di qualunque natura siano. Questo è intollerabile. E il mondo della comunicazione deve seguire, costi quel che costi, una linea assolutamente rigida nei confronti della denunzia. Qui ci sono dei giornalisti, tanti giornalisti, della carta stampata anche questa sera, che queste cose forse le sanno ancora meglio di noi televisivi, se ha senso parlare di noi televisivi. Ci dovrebbe essere sempre e comunque la figura del comunicatore che con umiltà però parla delle cose vere e dei metodi possibili per eliminarle, non baloccandosi in altre considerazioni. Silvio, vuole aggiungere qualcosa? Licio Sabatini, e poi vorrei chiamare in causa Bruno Di Orio, che ci deve raccontare breve, una vicenda non tanto felice. Le opinioni dei due illustri colleghi. Ma voglio dire, tornare a parlare però di questa violenza nel calcio sta diventando un eufemismo per certi aspetti. Cioè, voglio dire, chiaramente è deprecabile, ma però devo dire che ieri ho assistito a due manifestazioni diverse, cioè all'interno del campo c'è stato uno scenario, diciamo, veramente saltante. Poi c'è stata l'altra faccia della medaglia, che è quella che ha coinvolto il comportamento sregolato, diciamo così, ad essere buoni, di questi tifosi che forse sono scatenati. Ovviamente il calcio, lo stadio, il campo sportivo di per sé non è un teatro al coperto, non ha tutte quelle, diciamo così, tutte quelle attenzioni verso i tifosi. È l'ambiente che crea uno stato di eccitazione e di agitazione. Ovviamente dovrebbero prendersi tante precauzioni, però credo che, non voglio esagerare, non voglio essere permissivo, ma la violenza ormai è entrata come componente stabile di questo mondo del calcio, che anche all'interno del campo, nel comportamento dei calciatori, degli atleti, si riscontra, diciamo, una prevalenza del calcio atletico, di quel tentativo di violenza a scapito di un comportamento. Vorrei precisare che ieri, poi chiamerò in causa anche Zatterin, è stato un derby davvero correttissimo. Sì, quello per quel che riguarda in campo. La tua esperienza invece, Bruno Di Orio, vicepresidente del Chieti, mi dicevi contatti che... Certo, voglio dire, però siccome l'ho vissuta da protagonista, per cui preferirei che chi invece ha osservato, perché ne erano in molti a osservare, c'è anche Febbo che ha visto dall'alto, posizione anche agevolata, per cui stava in alto, c'erano due giornalisti di Chieti e tre di Pescara, e devo dire che tutto sommato non mi meraviglio di quello che mi è capitato e che poteva capitarmi, perché devo ringraziare che io ho avuto la capacità di non reagire. È difficile non reagire quando sei provocato, insultato, offeso, e non me l'aspettavo perché non credo di aver mai usato delle espressioni negative nei confronti di quel polo, quell'altro polo. Io cerco di essere neutrale, guardo soltanto casa mia, il mio, il Chieti, che ieri mi ha reso orgoglioso, perché 12.000 persone hanno osservato una squadra che ha i 28 punti, ma potrebbero essere 82 di punti per il calcio che ha messo. 92, quello scordato di, quello di ieri. Quello di ieri. Ma non è importante il punto. Ieri potevamo anche perdere, il rigore non dato, potevamo anche perdere, ma l'impressione che tu hai destato davanti all'opinione pubblica e davanti a giornalisti del calibro nazionale, perché anche qui io non voglio fare un insulto alla categoria, io non voglio generalizzare,
però c'è stato un giornalista di tiratura nazionale, Luigi Ioele, che vorrei ringraziare per l'obiettività, la sportività e la capacità di sintetizzare nell'articolo che ha fatto oggi al Corriere dello Sport. Non faccio pubblicità perché io acquisto quello che attenzione, voglio. Attenzione, sì, un aggiornamento. Ha segnato il Martina, dunque 2-2. Una gran partita. Gran partita. In vantaggio dunque il Martina, il pareggio del Teramo, il vantaggio del Teramo, nuovamente Martina, risultato 2-2 quando siamo agli sgoccioli del primo tempo. Ecco, sì, per fare la sintesi, dicevo, ringrazio il signor Luigi Uiele, che non conosco, non so nemmeno di dove sia, e lui ha visto una partita con occhi disincantati e obiettivi e ha fatto un reportage, una relazione che è perfettamente consona a quello che ho visto io, per cui credo di aver visto anche in maniera obiettiva, perché è perfettamente collima con quello che ho visto io. Per quanto riguarda l'episodio di violenza di cui sono stato vittima, ripeto, non mi meraviglio, perché sono ragazzi che vivono per il calcio, ragazzi hanno la mia età, quindi ragazzi fino a un certo punto, quelli che mi hanno aggredito, insultato, mi hanno spintonato, però non hanno alzato le mani, non mi hanno dato nemmeno un colpo, però è chiaro che se non avessi avuto forse il sangue freddo di non reagire, probabilmente avrei fatto una brutta fine. Mi dispiace non averlo trovato scritto da nessuna parte, eppure ripeto, c'erano due giornalisti di Chieti e tre di Pescara. Uno di Pescara si è messo in mezzo, quindi io i nomi me li tengo io. Ti ha difeso? Mi ha difeso, si è messo in mezzo, un altro di Pescara invece lo ha strattonato, se l'è preso per il braccio, ha detto lascia perdere, non sono fatti i tuoi. Questo lo dico ad alte, posso anche fare nome e cognome, ma me lo tengo per me. Lo tengo, sì, lasciamo perdere, perché non so se sia un giornalista, lo vedo in qualche televisione, io anche vengo in televisione, ma non per farmi pubblicità, perché io non devo fare né il sindaco né il presidente del Chieti, io faccio un mestiere che per chi lo fa può capire, quindi sono già molto gratificato quello che ho fatto, per cui lo faccio soltanto perché se mi pestano il mio Chieti mi dà fastidio, perché ieri non ho ritrovato riscontro sulla stampa locale, parlo quella locale, della grossa partita che ha fatto il Chieti. Si è parlato di una squadra che tutto sommato ce la farà salvarsi, ma scherziamo, cioè la partita di ieri ha dimostrato che il Chieti è una squadra da primato, se non avesse fatto scelleratacini, ecco, sul piano tecnico poi ne parliamo, ma la cornice di pubblico, portare 2000 tifosi allo stadio, quindi io sulla violenza non ci voglio, è un problema sociale italiano, abbiamo dei paesi molto più violenti dei nostri, però guardare una partita in Inghilterra o in Germania, un pubblico tranquillo, io non so che metodi adottino lì in questi paesi, sta di fatto, non credo che siano più calmi dei nostri, probabilmente è un problema quindi sociale, quindi non me la voglio prendere un ragazzo, ma ho fatto questo cappello per dire che spesso la violenza viene anche da noi, fomentata da noi, ci sono delle trasmissioni televisive da chiudere, per il Dio audience si dà in pasto tutto all'opinione pubblica e l'editore dovrebbe chiuderli. Silvio Sarta viene da qualche televisione famosa, io certe trasmissioni, se fossi il garante dell'editoria, le chiuderei, questa non è dittatura o altro, è pura democrazia, devo salvaguardare i ragazzi che hanno cattivi esempi quasi tutte le sere e no, le nostre TV locali fanno idem, questo è uno dei pochi salotti in cui si parla ancora decentemente. E lo dico perché se ieri mi avessero mandato in ospedale, io ho tre figli. Grazie. Grazie Bruno. Se mi avessero mandato in ospedale, a me non insomma, voglio dire, incidente con la macchina è peggiore di qualche schiaffo, ma sono tre figli che stanno a dormire adesso fortunatamente, quindi nemmeno mi vedono. E questi quattro signori che probabilmente avranno i figli, pensassero a quello. Evidentemente non hanno da riportare a quello. Grazie. Di Giancarlo Ceri confermi, sì. Guarda, io in effetti ero sulle tribune in alto, ho sentito delle urla e quindi mi sono affacciato e ho assistito soltanto alla parte finale dell'incidente di Diorio e poi diciamo quando era finito tutto ho visto comunque che c'è stata un'aggressione verbale nei suoi confronti e mi dispiace molto perché lui è una persona per bene, oltretutto rivestiva anche il ruolo istituzionale di vicepresidente, quindi non è stata una bella cosa. Certo, ancora meno bello è stato quello che è successo di mattina, perché poi ho sentito che avete parlato del dopo partita, in realtà il tutto è successo la mattina, io casualmente mi trovavo da quelle parti e a quel punto ho seguito tutto il corteo, quindi ho assistito a tutto. Se volete vi racconto, no, se no già aspetta, sapete. Aspetta, perché abbiamo in collegamento telefonico da Milano e vorrei un applauso per accoglierlo. Maurizio
Mosca, buonasera Maurizio. Salve, buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato per la prima volta tutti in campo, non a Rete 8, perché il venerdì qui sai che abbiamo un tuo amico, abbiamo Silvio Sarta. Silvio, vuoi... È un grande Sarta. Ciao Maurizio, come Ciao, stai? Sarta è un grande. Come stai Maurizio? Bene, tu? Non vedo l'ora di incontrarti. Ma o ci incontriamo a metà strada o vieni da noi, non mi far salire. Va bene. Ho già dato. Allora, Maurizio, qui abbiamo in Abruzzo, lo saprai, ne sarà informato, tanti derby. Ieri è andato in scena uno tra i più caldi in assoluto, si tratta di Pescara-Chieti, c'è stato qualche episodio che fa riflettere, ma purtroppo non è una novità per l'Abruzzo, non è una novità per il sistema calcio. Per l'Italia. Per l'Italia, esatto. Allora, si discuteva di questo, ma l'imbarbarimento del calcio risiede anche nei toni di certe trasmissioni televisive sportive? No, no, no. Io escludo, capisci, che con una certa parte, chiamiamo calda, dei tifosi, perché uno parla più forte dell'altro in una trasmissione, si possano creare, accendere talmente gli animi per fare determinate cose. Lo escludo proprio decisamente questo fatto. Piuttosto la grande responsabilità invece a mio parere parte dai dirigenti, perché lei capisce che i dirigenti, quando accendono gli animi in maniera molto pericolosa e poi dopo pretendono che invece in Italia bisognerebbe fare come in certe parti dell'estero, vedi l'Inghilterra, dove applaudono il vincitore, ma come? Ma sono i dirigenti che devono creare un clima favorevole perché possano avvenire situazioni del genere. Quando loro si scannano per questo scudetto, insultando gli arbitri, lanciando sospetti di ogni tipo, ma che cosa si pretende? Questo è il concetto. Cosa vuoi prendere con una trasmissione perché uno c'ha il tono di voce più alto dell'altro? Ma che cosa vuol dire? È la sostanza che deve vedere, che cosa si dice. Non come si dice, che ragionamento è. Anche il povero Agnelli, quando discuteva con gli operai della Fiat, gli consentiva che gridassero e che parlassero forte. Bene. Sì, conosco un po' Maurizio, per cui Maurizio non sa che oggi nel nostro studio c'è anche il vicepresidente del Chieti, che era allo stadio di Pescara, non ha vissuto momenti simpatici. Sì. Però io sono sicuro che Maurizio, del quale condivido in gran parte il pensiero, non allude a dirigenti come Bruno Diorio, e Bruno Diorio non allude a giornalisti come questo Maurizio sì. Mosca. Credo che il discorso sia stato generalizzato prima e adesso da posizioni problema. Diverse, ma non è ad persona, ma è evidente questo. Certo. Bruno, vuoi porgere qualche domanda a Maurizio Mosca? No, sul discorso dei dirigenti io sono d'accordo, perché io sono un interista, no? Per sì. cui posso parlare tranquillamente. Anche lui? Anche lui. Forse, non lo so, non l'ha mai detto. Io dopo la partita, ecco, Chievo-Inter, ecco, facciamo un parallelo magari inglorioso. Sì. Ecco, ieri Pescara-Chieti, il Chieti all'inizio, al primo minuto di gioco, ha avuto un rigore solare negato dall'arbitro, non è stato reclamato da nessun calciatore, da nessuno della dirigenza, dello staff nero-verde. Si è pensata alla bella prestazione e alla ottima soddisfazione avuta ieri. E in occasione di Chievo-Inter, io ho visto quella partita, prima di protestare, ecco, prendiamocela con Zanetti, che è un grande, noi il capitano dell'Inter, parlo Xavier, l'argentino, che fa un fallo incredibile. E prima di protestare contro il fallo di mano non dato su quel pallonetto di Di Biagio, prenditelo col tuo capitano negli spogliatoi e poi fai le rimostranze nei salotti che contro, lontano dalla tifoseria e dagli altoparlanti, perché così si ingera una violenza. Quindi sul discorso dei dirigenti io sono d'accordissimo. E per quanto riguarda i giornalisti, signor Mosca, devo dire che non tutti sono uguali, per cui un distinguo anche in quella categoria va fatta. Ma il distinguo certo che va fatto, ma io parto da un concetto di educazione, di buona fede e di correttezza professionale. Se poi non c'è la buona fede, non c'è la correttezza professionale, allora il discorso diventa un altro e mi interessa meno, perché non c'è niente da fare. Allora, che poi certe radio oggi romane siano diventate delle faide, sono perfettamente d'accordo.
sono anche pericolose, perché si scannano, si insultano, dicono delle cose terribili. Quello è pericoloso, quello è un altro tipo di discorso, ma non è il genere della trasmissione, mi spiego. Ripeto, il tono della voce non vuol dire assolutamente nulla. Io non è che voglio difendere i 23 anni che ho fatto con Biscardi, anche se gliene sono profondamente grato e lo difenderò tutta la vita. Ma che cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Non c'entra niente. Gli incidenti, un certo tipo di incidenti nello stadio o fuori dallo stadio vengono fatti 97,5% da gente che sappiamo chi sono, sappiamo come sono fatti. Certo, poi certi possono essere più fragili. Ecco perché dico come il discorso di un certo esempio è importante, e mi rivolgo ancora per l'ennesima volta al discorso dei dirigenti. Signor Bosca, sì? Sono Gianni Lussoso, un giornalista di Pescara piuttosto datato. Datato nel senso che ho qualche anno, qualche primavera di troppo sulle spalle. Vorrei fare due riflessioni rapide ad alta voce, sono dei miei pensieri espressi ad alta voce, vorrei poi sentire il suo giudizio. Io penso che il calcio sia stato tradito nel momento in cui si è dato spazio a quello che è stato definito il tifo organizzato, quando certi dirigenti hanno utilizzato questo mostro che stavano creando per i fini loro personali e per gestire per esempio degli allenatori che erano un po' scomodi o per delle situazioni di mercato, diciamo, che potevano essere utili e avere certe forze a disposizione, poi creato il mostro non lo hanno saputo più gestire. Questa è la prima riflessione. Seconda riflessione ad alta voce che mi faccio è: quando c'è la violenza che può essere derivata da un fatto che avviene sul campo, un rigore dato, non dato o qualcosa del genere, mentre invece troppo spesso mi capita assistere a diversi livelli del calcio che la violenza la si esprime prescindendo da ciò che avviene sul campo, tant'è che molti tifosi non guardano la partita, certo, ma si organizzano i loro attacchi che sono quasi sempre proiettati contro quel qualcosa che rappresenta il potere, nella fattispecie il poliziotto di turno che sta lì costretto a passare una domenica invece che a casa con la moglie e con i figli sul campo e con dei costi pazzeschi per quanto riguarda lo Stato, e nello stesso tempo mi pare che sia una guerra organizzata contro il potere. Sì, sì, ma certo, ma io sono perfettamente d'accordo su questa tesi, la condivido perfettamente, che poi voglio dire i problemi possono essere altri mille, diciamoci la verità, anche perché non si è fatto mai niente per fermare un certo tipo di violenza, la connivenza tra certe società e certi tifosi, che non si è mai voluto aiutare gli arbitri con tecnologie o non tecnologie. Quello è un altro discorso ancora, il controllo inesistente in certi stadi, gli stadi che non sono sicuri, le curve dove c'è ormai certe curve dove c'è di tutto, dove c'è gente poverina che fa anche pena perché diventa irresponsabile, perché c'è droga, perché c'è alcol, c'è violenza, questo. Beh, qui, come no? Bene, Maurizio, io ti ringrazio, anche perché so che torni al lavoro, tu lavori fino a tardi in redazione, io ti faccio salutare con un applauso, non prima di averti chiesto chi vince lo scudetto. L'Inter. E allora? Sì, ma lo vince in una maniera favolosa. Lo vince, il Milan vince la Coppa dei Campioni e l'Inter vince lo scudetto battendo allo spareggio la Juventus. La Coppa Italia chi la vince, Maurizio? La Juventus. Coppa Italia. Va bene, grazie. Ciao. Grazie a Maurizio Mosca, grazie. Comunque sì. Lui giustamente 23 anni di Biscardi sulle spalle ce l'ha, però io credo che da quando è incominciata la trasmissione di Biscardi che il calcio è diventato
molto più violento. Ma mo lo dici, no, ma cosa vuoi che gli dica, dato che se ti dice allora, il contrario? Io chiedo qualche eccezione però. Gianni, ma poco, Silvio... anche la stessa Moviola, secondo me, ha fatto molto per... Aspettiamo un attimo, perché abbiamo per portare... un collegamento telefonico e chiedo scusa per aver abusato della pazienza di Massimo Profeta, colui che è il nostro inviato al Comunale di Teramo, per un breve commento a questo primo tempo. Abbiamo lasciato le squadre sul 2-2. Massimo, ben trovato. Sì, grazie, un saluto a te e ai tuoi ospiti e a tutti gli amici in visione all'ascolto. Dunque siamo qui allo Stadio Comunale di Teramo, 2-2, una partita ricca di occasioni e di gol, tanti gli addetti ai lavori presenti ad assistere appunto qui al Comunale a questo posticipo. C'è Daniele Arrigoni, ex tecnico di Messina e Palermo, qui al mio fianco, tra l'altro una conoscenza importante del Teramo, Enrico Graziani, DS, con il quale ha vinto uno splendido campionato nella Vis Pesaro in qualche stagione fa. Allora Rigoni, intanto un commento a margine di questa prima frazione, direi che lo spettacolo oggi questa sera non è mancato, no? No, direi proprio che è stata una partita bellissima, sembra una partita addirittura di Serie B perché si sono affrontate due squadre con elementi molto tecnici, è stata una bella partita con occasioni sia da una parte che dall'altra e ne ha beneficiato lo spettacolo perché tutte e due le squadre sono scese sul terreno di gioco per darsi a viso aperto, perciò la partita è stata bellissima. Ecco, una grande prova nel Teramo di Pepe, poi il solito Motta, insomma la squadra forse ha patito qualche incertezza nella fase iniziale, ma poi è salita in cattedra. Beh, ha patito perché contro c'è una grande squadra, perciò le difficoltà ci sono perché è una partita ancora tutti in salita per tutte e due le squadre, perché la partita è molto difficile. Devo dire che mi sono molto divertito perché è veramente una bella partita. Beh, ringraziamo Arrigoni, in bocca al lupo per il suo futuro Arrigoni, quindi come diceva lo stesso ex allenatore del Palermo in ordine di tempo, insomma una gran bella partita, ritmo travolgente, rapidi capovolgimenti di fronte, gara spettacolare, splendida la coreografia, il Teramo avrebbe potuto chiudere in vantaggio sicuramente questo primo tempo, ma c'è stato il grandissimo gol di Campolattano che per il momento complica i piani alla squadra di Zecchini, ma ci prepariamo sicuramente ad assistere ad un secondo tempo ricco di emozioni, ricco di pathos. Per il momento è tutto, sta per l'inizio proprio questa seconda parte del match, la linea torna a te, Enrico. Sì, grazie Massimo, infatti noi abbiamo i monitor sotto controllo, dunque vi forniremo qui da studio ogni eventuale aggiornamento. Scusami, io ti ho interrotto bruscamente prima. Mi diceva perché non l'ho detto a Mosso, ma era inutile dirglielo perché chiaramente io credo che al di là di questo, queste trasmissioni hanno diviso l'Italia, io da lì sono partite le famose storie di Roma contro Torino, contro Milano, adesso riprese anche dalla politica. Poi non mi sembra che ci sia troppo da meravigliarsi se oggi ti dicono che devi avere successo. Devi avere successo, principalmente devi diventare ricco. Quindi se la gente nasce con l'idea e ti inculcano solo l'idea che devi avere successo, devi diventare ricco, non puoi essere un mediocre, e alla fine perché l'annullamento completo di qualsiasi ideale di vita sociale normale, io non riesco a capire perché vi meravigliate che ci sia violenza. Io quello non lo riesco a capire, sinceramente non lo riesco a capire. Io sono d'accordo. Giorgio, ripeto, una cosa che ci porta lontano. Sì, un po' lontano. Lui vuol dire che tutto sommato è uno spaccato di questo. No, per strada, tutto, la vita normale. No, lui dice una cosa in sintesi. Io non parlo del caso, parlo della vita, perché a me è che... Io lo dico sempre, parlare degli incidenti, no, proprio non mi interessa perché non me ne frega niente, perché ognuno facesse quello che vuole, se no uno non ci va, la partita finisce là, ma per il resto, per la vita normale, e non è che solo lo stadio così, da tutte le parti, ormai concludiamolo questo discorso. Tutto quello che accade in America, parola, non so dirà adesso Ursi se ne esce con le solite ritere, 100 anni fa, accade, dopo 30 anni fa, accade in Italia, puntualmente. Possiamo prendere, se vogliamo mutuare lo sport professionistico americano, allora dobbiamo mutuare tutti gli atteggiamenti che ci sono a fronte dello sport professionistico americano. In America gestiscono folle di 200.000, 150.000 persone, ma c'è il rispetto delle norme, c'è il rispetto delle regole, si danno una regolata a tutti, non esistono interviste fatte a caldo, bensì esistono interviste fatte dopo un'ora, non esistono arbitri dilettanti. Signor, ma vi rendete conto che su 38 arbitri 26 sono promotori finanziari? Te lo dice uno che sta nel mondo del...
Non esiste sudditanza psicologica, significa che se domani uno di quei promotori finanziari deve andare a concludere un contratto con una collegata della di una grande ditta, è condizionato, c'è un condizionamento inconscio, non sono disonesti, l'ho detto tante volte, per essere disonesti bisogna essere intelligenti, questi non sono intelligenti, questi sono persone le quali aspettano la designazione per vedere che partita fanno, se la prima contro la seconda. Signori miei, in un mondo di professionisti, un grande arbitro americano di basket, Di Tommaso, che venne a fare un clinic in Italia, disse: io guadagnavo nel 74 $200,000 come avvocato, oggi porto un numero sulla spalla e faccio l'arbitro della NBA, ne guadagno 400,000. In un mondo di dilettanti, di professionisti, esistono ancora degli arbitri dilettanti, ma ce ne sarebbero tante. Allora, ho accennato l'altra... giocatori che vengono puniti con una squalifica falsando i campionati, per 3 giornate Zattarin viene squalificato, ne godono le 3 squadre. Se io a Zattarin gli metto una multa di 10 milioni, non credo che Zattarin assuma un atteggiamento con l'arbitro o si fa squalificare. Il deterrente, torno sempre a quella parola, il deterrente evita che si verifichino certi avvenimenti. Allora, hai chiamato in causa Zattarin. Poi i dirigenti non si prendono responsabilità. Al derby, al rettangolo di gioco. Poi chiudiamo il discorso della violenza. Una cosa, allora, dilla adesso, no, voglio dire che un minuto fine, e chiudiamo questo discorso. Che alla fine tutto quello che è successo anche per una disorganizzazione evidente, perché in realtà se ci fossero stati dei pullman, come diceva il collega Sarta all'inizio, se ci fossero stati dei pullman da portare i tifosi del Chieti allo stadio, secondo me ieri non sarebbe successo niente. È chiaro che l'Adriatico è uno stadio che sta dentro la città, quindi se tu permetti a 800 tifosi di percorrere 2 chilometri a piedi, è chiaro che nel gruppo ci può stare qualcuno che non ha, diciamo, meno sano degli qualcuno altri, che rompe le macchine, che rompe le vetrine. Sapete nome e cognome, li sappiamo. Ma tutti, veramente no? Io no, perché sono tifosi del Chieti. Sono tifosi del Chieti quelli di ieri, non so che dire. Allora, ho capito. Non ci stai mai. Pretendi forse che io conosca nome e cognome dei tifosi del Chieti? Non ho mai visto, l'ho visto la prima volta. No, perché sono i giornalisti, hanno sempre al centro. Mi sembravano persone normali. Io vorrei però adesso chiudere questo discorso dedicato. Abbiamo dedicato ampio spazio. In ogni caso ci sono delle responsabilità dell'organizzazione. Infatti, ne abbiamo... anche il comune poteva avvisare i residenti della zona di spostare le macchine, perché alla fine nessuno sapeva che serva che passasse per il futuro. Zattarin, più Chieti che Pescara, Chieti perfetto, si è detto. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Penso che il Chieti abbia giocato con grossa personalità, con grossa determinazione, con intelligenza tattica secondo me quasi perfetta, non ha mai rischiato quasi niente sinceramente in fase difensiva, e forse alla fine un po' di rammarico c'è per come è andata la partita. Ecco, tra poco vedremo questo, forse l'episodio più... Sorridi tu? Sì, sorrido perché sono andato... Ecco la nostra movimento. Prego. Sono andato a chiedere spiegazioni all'arbitro, mi ha detto che Santarelli ha preso la palla, invece poi ho sentito un'intervista di Sau, lo conosco anche abbastanza bene, ha detto che il rigore ci poteva stare. Ecco, per la Moviola, Gianluca, al tuo fianco c'è Silvio Sarta. No, perché in Italia, ho solo 13 anni e con Biscardi sono sopravvissuto, e c'è riuscito Maurizio con 23 anni, poi mi sono tolto da quella trasmissione, questo è notorio, forse l'unica cosa veramente notoria della mia vita, e quindi non posso che essere per esempio d'accordo con Giorgio Repetto e gli altri. Io mi sono tolto. Detto questo... per inquadrare dal punto di vista tecnico, dove cederò il passo ovviamente agli altri, la partita, visto che doverosamente abbiamo cominciato dal punto di vista giornalistico di comunicazione con gli episodi di violenza, che soprattutto potenzialmente potevano essere molto più gravi di quello che sono state, per una serie di concatenazioni assurde, di errori in chi ha gestito questa partita, chiuso davvero, almeno spero. Allora, quel rigore c'era. Io credo che l'unico motivo per il quale non sia stato fischiato, perché non era passato un minuto dall'inizio d'accordo. L'arbitro non se l'è sentita, e qui possiamo andare avanti all'infinito sull'ennesimo condizionamento psicologico. Però voglio dire un'altra cosa. Ammettiamo che poi al primo minuto di gioco il Chieti fosse passato in vantaggio, lo dico, accanto
all'amico Zattarin come amico Palladini. Rigore ed espulsione poi alla fine poteva essere. Rigore ed espulsione. Rigore ed espulsione. Qui però magari si entra in una questione forse più sofisticata, sì, sì, sì. Tra virgolette. Questa è un'altra folia. Rigore d'ammonizione. Espulsione sportiva, poi ne parliamo. Poi magari il Pescara avrebbe vinto la partita largamente, chi lo sa. Certamente il Chieti ha corso il doppio, certamente il Pescara, che ritengo squadra oggettivamente più forte del Chieti, soffre maledettamente queste partite. Io dico oggi che a mio avviso il Pescara vincerà in maniera netta contro l'Avellino, perché è un altro tipo di impegno, un altro tipo di partita. Concordo sulla classifica bugiarda del Chieti, bisognerebbe analizzare a fondo il progetto tecnico dei due allenatori, perché a questo punto bisogna capire il motivo vero per il quale il Pescara, sicuramente formazione più attrezzata in maniera complessiva, soffra in questo modo il Chieti. E si poi c'è un altro aspetto, di eccessiva tensione, a questo punto della stagione chi corre di più vince, ma vince in termini globali, vince in termini complessivi, cioè finisce meglio, ha meno problemi. Allora se in una gestione psicologica che ha visto il Chieti maggiormente dotato rispetto al Pescara in una partita di un giorno contro una squadra più forte da un punto di vista complessivo, bisogna anche capire perché poi a marzo una squadra corre il doppio e l'altra di meno, perché questo è importante nel caso Giorgio. Di oggi. No, io, per quanto riguarda l'episodio, sarei stato oramai, ve l'avrete già visto voi, però ero curioso di vedere se era in fuorigioco. No, non era in fuorigioco. L'avete già visto? No, l'abbiamo già visto. Non era in fuorigioco. Volevo vedere. Abbiamo preparato le immagini proprio normale, non riesci a parte quello. Il discorso che diceva Silvio sul problema del Pescara in queste partite, io la mia teoria ce l'ho, cioè secondo me il Pescara quando a parte il fatto della corsa, che il Chieti anche le domeniche prima ha dimostrato di stare molto meglio fisicamente, perché anche a Giulianova ha finito in un modo pazzesco la partita, poteva vincere tranquillamente. Il problema del Pescara invece, io credo che debba togliersi dalla testa che sia un derby. Cioè, anche se i punti, come dice Bruno giustamente, del Chieti non sono questi, dovrebbe averne di più per quello che ha espresso in campo, però una squadra che gioca contro un'altra squadra, al di là di che sia un derby, e ci sono 22 punti di differenza in campo, tu questi 22 punti di differenza li devi far pesare. Non puoi pensare di andare a giocare la partita alla pari, perché non devi essere alla pari, devi essere superiore all'altra squadra. Superiore vuol dire che devi avere forza fisica, cattiveria, voglia di far gol, non lasciar giocare troppo gli avversari. Scusami Giorgio, ma c'è qualcuno tipo Cecchini che ha giustificato in una eccessiva tensione del derby, quindi tu concordi con Cecchini? No, non concordo, nel senso che un giocatore a quei livelli non concordo. Nel non senso può che, permettersi. No, non si può permettere di avere attenzione per una partita come quella, perché il Pescara ha 50 punti, il Chieti, parlo prima della partita, ne aveva 28, il Pescara deve giocare da prima della classe contro una squadra che ha 22 punti in meno. Ti devi dimenticare che si chiami Chieti per la squadra contro, al di là delle pressioni esterne, perché allora sarebbe troppo semplice, riduttivo. Io in questa partita, stavo dicendolo prima a Giancarlo, in una mia ipotetica scaletta non avevo messo più di un punto per il Pescara, sia uno ieri e uno domenica prossima con Lanciano. Sono d'accordo con Silvio, vedo più possibili 3 punti con l'Avellino, ma sia Chieti che Lanciano sono due partite che il Pescara fino a oggi in 2 anni ha dimostrato di non sapere interpretare, purtroppo è la verità, non l'ha interpretata mai bene. Vorrei chiosare un pochino su quanto detto da Giorgio. Ripeto, è chiaro che in partenza il Pescara è più forte del Chieti. Il Chieti sa perfettamente che il Pescara è più forte, si prepara. Come? Tatticamente. Che cos'è la tattica? Adesso lo ripeto, non per voi che siete maestri, ma per i ragazzi eventualmente che fossero all'ascolto. La tattica è quel qualcosa che si pone in essere per cercare di diminuire il gap esistente fra la squadra più forte e la squadra meno forte. Allora, tecnicamente il Pescara è più forte. Tatticamente, invece, ieri Braglia ha studiato la partita, ha messo delle contromisure che hanno ridicolizzato l'altra parte. Bisogna avere il coraggio di dire vogliamo queste spiegare cose. Anche la chiave tattica ti dico della subito. Partita allora, così apriamo anche questo discorso. Il Pescara più forte del Chieti, il Chieti che cosa ti fa? Ti gioca, intanto ti blocca sul nascere il gioco del Pescara con un pressing forsennato,
intanto te lo blocca con una capacità polmonare superiore, perché tutti hanno corso più del Pescara per tutti i 93, 4, 5 minuti. Inoltre Bellet te lo ha costretto a fare il terzino, non gli ha dato la possibilità di partire con la palla rasoterra, lo ha costretto a fare quei lanci lunghi in avanti. Ci ha messo di suo anche l'allenatore, inventandosi l'esordio di quel ragazzino che tutto doveva fare fuorché esordire ieri. Quindi Calaiò. Calaiò, che ha dato fastidio a se stesso, alla squadra, eppure a Cecchini, che a un certo punto se l'è trovato lì in mezzo ai piedi, non sapeva come cavolo liberarsi di questo ragazzo. Quindi tutto sta a significare che ieri tatticamente la partita è stata vinta dal Pisa. Allora, sì, una cosa anche per Zattarino e Giorgio su questo. Almeno da parte mia, credo da parte però di nessuno in questo studio, questo non significa, ci ascoltano in moltissimi, noi siamo la prima in classifica come TV, non sono tronfio se lo dico, dico una cosa che sono dati ufficiali e lo siamo dall'inizio della stagione e quindi... E vogliamo rimanerci. Sì, non abbiamo neanche bisogno dei playoff, che sono una cosa da buttare, questo lo ripeto a gran voce, almeno nel calcio. Però ciò non significa che si critichi la capacità tattica o che si critichi a prioristicamente la capacità tattica dell'allenatore del Pescara. Faccio l'esempio freschissimo, ho simpatie romaniste, ma ho anche simpatie laziali perché conosco praticamente tutti i giocatori della Lazio, più spiccatamente romanista. Ho seguito molto attentamente il derby che la Roma meritava di perdere. Perché Fabio Capello, che sarà pure un eccellente promotore finanziario di se stesso perché guadagna 4 milioni di euro netti a stagione e vive in una delle case più belle di Roma, che non è propriamente la città più brutta del mondo, ha sbagliato tutto, soprattutto nel primo tempo pregiudicando la partita, poi trovando un pareggio fortunoso. Ha sbagliato tutto e Fabio Capello non è uno stupido, ha vinto scudetti con diverse squadre, in diverse situazioni ambientali, in diversi paesi europei, quindi siamo veramente nella storia del calcio per quanto riguarda gli allenatori. Venerdì scorso in un'altra trasmissione abbiamo giocato e perso a scacchi, però volevamo far capire quanto gli scacchi fossero importanti come concetto di strategia nello sport e nella vita. La tattica è tutto, noi abbiamo... anche per tenerle sveglie, delle ragazze rappresentanti di uno sport dove la tattica corrisponde al 95% di possibilità di vittoria, quando c'è un livello abbastanza equilibrato di valori in campo da un punto di vista fisico. Non ce l'abbiamo con nessuno in particolare, però la tattica in queste partite dominate dalla gestione psicologica, sulla quale in Italia stiamo più o meno a zero, dalla gestione, presenti esclusi o inclusi fate voi, o io per primo magari, gestione psicologica nello sport, altro argomento, altro che una trasmissione, ma forse un anno, e allora svegliamoci da questo punto di vista. Per fare un esempio, Torino-Juventus, sì. Molto spesso con la Juventus che ha 40 punti più del Torino, magari non Juventus quest'anno che stanno soffrire. Cecchini quello voleva dire, sono partite che forse il derby esula. Non te lo puoi permettere. Poi non dimentichiamo che al Pescara gli mancavano Giampaolo e Di Fabio, con Giampaolo e Di Fabio. Io stavo dicendo che allora al Chieti non si può permettere Petitto, di lusso. Che è un giocatore che a me per esempio piace moltissimo, è un buonissimo giocatore, tra l'altro è anche una persona a posto, l'ho conosciuto allo stadio, però Giampaolo in questo periodo sta facendo la differenza nel Pescara, quindi non brilla, non brilla senza campionato, due volte l'ha fatto. Sicuramente. Quando non l'ha fatto il Pescara è calato. Di Fabio è il centrocampista sicuramente più forte e Sbrizzo credo sia. Quindi i valori aggiunti di Giampaolo non andiamo a nascondere andiamo certi sempre, errori. No, errori per modo di dire, perché direi che anche nell'azione del Chieti per esempio c'è stata molta casualità, perché il passaggio a chi era Edoardo, sì, era un rimpallo, il passaggio a Edoardo gliel'ha fatto un giocatore prima, che è andato a raddoppiare. Giorgio, ma l'equivoco del Pescara sai qual è? Nessuno lo vuole dire, che il Pescara non è una squadra fortissima, il Pescara non rappresenta un progetto. Il Pescara non è stata progettata per essere... Il Pescara ha un insieme di giocatori forti che deriva da un certo tipo di politica societaria che quando perde quell'elemento cardine, quei due elementi cardini, mostra la cosa a quello che non è un progetto. Il Pescara non è la Triestina, il Siena, squadre che in due anni possono salire in base a un progetto, ecco, il Como, l'Empoli. Questo Giorgio, è il concetto. No, io Gianluca, il Pescara è un crogiolo di giocatori. Mentre l'anno scorso, per esempio, d'estate, a me la squadra che era stata allestita non era piaciuta, a me da quest'estate ho sempre asserito che avevano fatto un buon
insieme, tu rispetto dici di giocatore. Ma secondo me in un periodo il Pescara ha fatto anche 2-3 gol per partita, l'ha fatto spesso. Zattarini non era aggiungere qualcosa. No, sì, sono d'accordo e per quanto riguarda la tattica, anche perché abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Anche perché eravamo consapevoli che il Pescara è una squadra pericolosissima se gioca a palla a terra, quindi abbiamo cercato di pressarli in tutte le parti del campo. E poi voglio dire una cosa, noi ieri abbiamo giocato con 3,82 e un 83, alla fine è una partita così importantissima, giocare con 3,82 in difesa, tra cui Turati e Romito, sì, e poi Danna a destra che ha cercato di fargli fare il terzino a Bellè, penso che sia stata una delle... Una mossa proprio una mossa azzeccata per quanto riguarda il mister, perché tutta la settimana gli diceva attaccalo che vedrai che farà fatica, dovrà seguirti anche lui, gli farà fare il terzino. E poi abbiamo giocato Edoardo che è un 83 e Quagliarella che è entrato è un 83. Penso che insomma il Chieti ha anche dei bravissimi giovani che si stanno mettendo anche in luce. Ecco, per te che ormai sei del derby col Pescara, sono ben 4 quelli che giochi e sei andato sempre a punti. Che significato ha questa partita? Sicuramente non è una partita come le altre, è una partita sentita e per quanto mi riguarda, soprattutto anche ieri, era ancora più diversa dalle altre, sicuramente, anche se all'andato ha avuto una soddisfazione importantissima. Hai fatto il gol. Sì, però ieri non perdere, soprattutto per l'ambiente, per la tifoseria, per la classifica in cui ci troviamo, sicuramente era importante. Ci fermiamo per della pubblicità, vi ricordo sempre 2-2 il posticipo tra Teramo e Martina, poi la discussione, le telefonate, conosceremo i nostri amici, le nostre atlete. Pubblicità. Eccoci qua. In diretta 5 minuti alle ore 22, sempre 2-2 tra Teramo e Martina. Giancarlo, dove ha sbagliato il Pescara secondo te? Secondo me il Pescara ha sbagliato, oltre che nell'interpretazione della partita, ha sbagliato anche prima, cioè con la formazione. Perché dopo la campagna acquisti di gennaio, con tutti quei rinforzi, non è diciamo accettabile l'idea che l'assenza di Giampaolo, che pure sta andando benissimo, e di Di Fabio possano ridurre diciamo, le potenzialità dell'organico. Secondo me ci sono stati 3 errori nei vari reparti. In attacco, va bene, l'hanno detto tutti, era la partita di Biancone, invece è stato schierato Calaiò, che sarà pure una promessa, però non giocava da 2 mesi e quindi chiaramente ha dimostrato che non poteva fare niente. A centrocampo c'è stato un lungo ballottaggio, però io penso che un giocatore come Perra o come Lonero, da un punto di vista muscolare, avrebbero potuto adattarsi meglio, modellarsi meglio al tipo di partita. Invece ha giocato Marziano, che è stata una delusione per tutti. E poi secondo me è stata sbagliata anche la formazione difensiva, perché ho parlato con Zanetti dopo la partita e lui stava benissimo. In realtà erano 4 terzini, perché Zanetti un buon centrale, tant'è vero che il Pescara è andato moltissimo in difficoltà col fatto che Aquino stava sempre sulla linea del fuorigioco e quindi li metteva in difficoltà, e alla fine il terzino è il terzino, mentre il centrale c'ha un'altra predisposizione. Senti, abbiamo 30 secondi di Braglia, 30 secondi di Ivo Iaconi e 30 secondi di Silvio. Vuoi fare prima tu? Fare 30 secondi, vai. 30. E io? Sì. Allora, volevo dire questo. 30 secondi. Prima di ascoltare gli allenatori. Se tutte le cose, prima giustamente Giorgio parlava anche poi delle lezioni di vita che si possono trarre da determinate cose che accadono nel calcio. Il calcio in questo è imbattibile. Una lezione deve essere assunta dalle due squadre. Il Pescara deve finalmente scrollarsi di dosso questa gestione cattiva, soprattutto le partite che la oppongono ad altre squadre abruzzesi, e deve capire che, nonostante tutto quello sia stato detto, sia abbastanza giusto, sia molto giusto in alcuni casi, pur non essendo un progetto come tanti altri, anche nel girone B della Serie C1, il Pescara ha tutto per essere primo in classifica e per essere promosso, che è l'unica cosa che interessa ai tifosi del Pescara, giustamente, legittimamente. Per quanto riguarda il Chieti, la lezione è mi sembra esemplare. Il Chieti prima di tutto non si deve rilassare, come purtroppo vi è capitato, perché domenica prossima c'è una partita ancora più importante, le partite che interessano contro la Viterbese in casa, quindi deve trovare la continuità, ma soprattutto deve capire che credendo un po' in più nei propri mezzi, nella prossima C1, che potrebbe davvero essere una quasi Serie A di pochi anni fa, con il Napoli, con il Bari, con la Salernitana, anche se ovviamente non auguro
a questo Sud di sparire dalla Serie B, ma nulla è casuale, nulla è casuale naturalmente. Bene, il Chieti, anche questo Chieti potrebbe recitare un ruolo diverso già dall'inizio del prossimo campionato. Le lezioni ci sono sempre, speriamo bene. Braglia. Ma guarda, noi avevamo preparato solo una cosa in pratica, la massima aggressività in avanti, il fatto che loro non dovevano giocare nemmeno una volta, tanto per essere chiari, e che Danna doveva fare l'ala per far fare il terzino a Bellè. Penso che a grandi linee tutto quello che si era preparato ci è riuscito, poi è chiaro che ci dispiace, perché secondo me questa era una partita come quella di Crotone o di Martino o di Avellino che noi potevamo anche vincere. Allora, il rammarico di Braglia e questi segreti, Bruno. Mi allaccio proprio alla conclusione, Martina, Avellino. Qui si dimentica, chi non osserva bene la squadra neroverde forse non riesce a captare certe sensazioni che a Chieti invece si hanno chiare, perciò il discorso di Silvio Sarte in prospettiva futura io lo vedo molto realista, questo discorso, perché il Chieti sia lo scorso anno che quest'anno con le squadre blasonate ha sempre fatto un figurone, perché sul piano tattico, nello scontro diretto, nella partita unica, il Chieti non credo sia inferiore a queste squadre. Nell'asso di un campionato è chiaro che nel momento in cui il Pescara può scegliere 8 giocatori per ruolo, il Chieti ce n'ha pochi, il Chieti stecca con le piccole. Perché con la Viterbese, con la Fermana non riesce a vincerle, metti la squadra nella propria area, perché il Chieti ti attacca sempre, i primi 20 minuti ti mette lì. Se tu non fai gol come la Fermana, il palo di Zattarin, il doppio palo di Romito con l'altra squadra, ti pigli il contropiede dalle squarette piccole e perdi in casa. Poi tu non hai il Vieri della situazione che con gioco zero ti fa il gol e ti vince. L'Inter a tutte le squadre piccole, giocando malissimo con la squadra piccola e con la Juve, fa la stessa figura l'Inter, però con la squadra piccola vince, la Juve no perché c'ha Turam eccetera eccetera dietro. Il Chieti con le squadre grosse, una partita secca, fa la sua bella figura, perché ieri se mettiamo la maglia bianca da una parte, la maglia nera da un'altra, stadio vuoto e Luigi Ioele, non so da dove viene, a fare il commentatore, dice questa è la prima in classifica e questa c'ha 29 punti. Sentiamo i Voiaconi. Invece abbiamo ruminato un calcio che non è il nostro, fatto di molti passaggi all'indietro, insomma ha fatto tutto quello che non doveva fare, di poco movimento, di grandi, insomma, di tanti giocatori al di sotto delle proprie possibilità. Questo può succedere, però è naturale che un po' ci preoccupa, perché adesso le partite sono tutte molto importanti fino alla classifica. Questo era importante anche per altri motivi, purtroppo non siamo riusciti a dare questa soddisfazione al nostro pubblico eccezionale oggi, che ci ha aiutato fino alla fine e che ha capito anche la difficoltà della squadra oggi. Però siamo lì in corsa, speriamo di alla fine di essere in Serie B. Ecco Sabatini, una preoccupazione fondata quella di Voiaconi alla luce, certo, della prestazione di ieri? Io credo, condivido perfettamente, anche se non sono un tecnico proprio che approfondisco la materia, però guardando, volevo chiudere l'argomento precedente della violenza, perché il calcio... Ha segnato il Teramo, 3-2, un applauso ai biancorossi. Motta, Simone Motta. Dunque 3-2 per il Teramo, bellissima, bellissima partita, anche un risultato pro Pescara. Volevo dire pro Teramo. Teramo si rimette là. Si rimette in corsa per il primo posto. Quattro domeniche l'Avellino in casa. Non si può mai dire. Quindi un pareggio secondo te sarebbe stato pro Pescara? Beh, pareggio può anche per l'Avellino, perché l'Avellino sta meglio di tutti quanti in questo momento, però credo che anche il Teramo, secondo me, ci credono ancora di poter vincere il campionato. Comunque 3-2, questo quando è quando c'è il Teramo non t'annoi mai, sicuro. Dunque, volevo dire alcune cose brevissimamente per quanto riguarda il discorso. Io sono d'accordo con Silvio Sarto quando diceva effettivamente che il calcio è uno spaccato di questa società, anche la violenza sta all'interno di questo discorso. Condivido perfettamente quello che diceva il Presidente, cioè se nessuno ieri sapeva chi stava prima in classifica e chi aveva 28 punti, guardando la partita avrebbe detto i ruoli sono invertiti. No, io sono di Pescara, quindi non faccio mistero su questo.
Tatticamente il Chieti ha fatto una partita perfetta. Io sono rimasto veramente, sono uscito e ho commentato subito con chi mi era vicino e ho detto: ma qui ho visto qualche cosa di grosso in termini proprio di posso fare una domanda di competenze del calcio un po' strana forse. Prego. Allora, avete detto tatticamente perfetta, giusto? Sì, sì. Io premetto che vabbè, non ho visto, 0-0 sono partite che non ho visto una partita, l'ho visto solo in televisione. Cosa avreste fatto per cambiare la partita, il Pescara, che cosa doveva allora, fare? Allora, io adesso non voglio fare il tecnico, ma lo faccio un minuto con te. Scusa, bene, Giorgio, scusa Giorgio, io ho visto ieri, mi può correggere il signor Zattarini, il signor Bragli ha messo 5 difensori dietro, 3 centrali e 2 sulle fasce a marcare quello che ha detto lui, i Bellè, eccetera. I 3 difensori centrali avevano un'abilità che quando la squadra del Pescara avanzava, si difendevano, erano chiuse, il Pescara era chiuso sulle fasce al centro con 3 difensori centrali. Il libro del Chieti era anche altrettanto abile, che quando la squadra avanzava innanzitutto sapeva dove porsi al centro del campo, portava immediatamente la squadra avanti, riempiva di giocatori la metà campo del Pescara e quel difensore si trasformava in centrocampista aggiunto, anche qualche volta attaccante aggiunto. Sì, no, cioè, questo era, non so se è sbagliato, dove sto sbagliando? Ora, credo che questo sia un intuito, una capacità. Quindi il Chiedo non è che aveva un centrocampista in meno, aveva un Pescara che aveva un centrocampista, aveva in un meno. Difensore in più anche e si è difeso con 5, ma 5 difensori sono 5 difensori. Sono pesanti, cioè voglio dire, una squadra non è facile superare i 5 difensori. E il Pescara con il 4-4-2, con questa aritmetica così semplice, è ovviamente ha toppato, è andato avanti sempre su questa linea, non ha avuto in corso d'opera, come si suol dire, durante la partita, diciamo, l'abilità dell'allenatore di fare qualche cosa. Allora, ma anche sì, la prestazione questa è la lettura che Giancarlo poi dovrà andare dalle ragazze. Se giochi notto, nel senso che 3 non sono all'altezza della situazione, dopo tutti si vede in campo. Adesso non dobbiamo rovesciare la medaglia che adesso vale tutto tattica. No, contano i giocatori e dopodiché. No, allora no, voglio chiudere, quello poi non voglio intervenire più, ma su questo argomento voglio chiudere. Sono d'accordo con lui quando dice Pescara, però non Giancarlo. È che no, posso evitare ulteriori interventi, perché pur non essendo un tecnico, ma osservo la partita, sono un grosso osservatore. E adesso sto parlando anche troppo. Sono d'accordo con lui in maniera assoluta e assolutistica, se vogliamo. Quando si dice in giro che il Pescara è una squadra forte, mi duole il cuore dirlo e condivido perfettamente. Il Pescara non è lo squadrone, che noi si usa chiamare, non scendere nei particolari, lo squadrone. Con lo squadrone si, diciamo così, si dà un'affermazione di un certo tipo. Il Pescara non è. La squadra che sta prima è una squadra forte, scusa. È una squadra, sì, è una squadra forte. Cioè, ma non è la squadra. Voglio dire, non sta ammazzando il campionato. Se Pescara sale in B. In B quanti giocatori deve cambiare? Giorgio, quanti giocatori? Sono 4-5 giocatori si possono salvare. Allora, dai questo numero di giocatori, secondo te dovrebbe andare dalla ragazza. Possa essere cambiata molto la squadra, ma l'importante, io credo che sia stata fatta per raggiungere questo scopo. Poi, poi è soggettiva. Io per esempio la cambierei molto, nel senso che la Serie B chiede delle cose diverse, però prima sentivo che Bellè fa il terzino su Danna. Ragazzi, se bastasse mancare Maradona e Maradona deve correre dietro al mediano, era finito il pallone, cioè se Maradona gli fai fare 7000 km dopo non ti fa più la giocata. Credo che Bellè a un certo punto Danna lo lascia andare, appunto. Lo lascia andare e rimane libero. Io gioco con Bellè, rubiamo la palla a Danna o a chi per lui dopo che l'ha giocata, trovo Bellè da solo, gli darò sto pallone e gli faccio fare 50 metri come sa fare. Cioè io voglio dire, i giocatori spesso in campo devono anche ragionare, non può farlo solo l'allenatore, i giocatori sono pagati per fare i calciatori e per usare anche il cervello, capire se un avversario, io adesso con tutto il bene che voglio a Danna, perché è un giocatore, tra parentesi, io 2 anni fa ho segnalato perché mi piace, credo che su 90 volte che arriva sul fondo crosserà 4, quindi probabilmente lo lascerò andare. Beh, questo è il pensiero di Giorgio Repetto. Giancarlo, fermiamo. Gaetano D'Urso, qui nel ruolo di presidente del New Aurora. Vogliamo cominciare a introdurre il discorso relativo al basket? Ma inizio e termino. Sì, poi passiamo la parola ai diretti interessati. Poi conosceremo tutte le ragazze. Quando a Pescara non si potevano più vendere i frigoriferi agli esquimesi, perché Pescara ha gestito una Serie A con grande decoro, con grande intelligenza, è stata in Serie A con risultati ottimi, raggiungendo play-out e i play-off famigerati, play-off al secondo anno della sua permanenza in Serie A. Poi Pescara ha avuto quel che è successo in tutta Italia, in 28 città di provincia, Marsala, Trapani, Perugia, Chieti, Pordenone, Ferrara, Modena, posso elencare.
lo sport italiano ha avuto una evoluzione, noi molto abbiamo dovuto fare necessità e virtù. Dopotutto in Abruzzo oggi è il momento del Teramano, c'è Teramo e Roseto, dopo che a Pescara, dopo che in Abruzzo la Rodrigo e la Facar hanno gestito la pallacanestro ad altissimi livelli. Questo è molto importante, significa che c'è una continuità. A Pescara c'è la pallacanestro, ma c'è la pallacanestro dilettantistica, pallacanestro molto più difficile a farsi. Termino subito dicendo che nel 93 sono diventato sociale della Nuova Aurora, che è nato in un quartiere di Pescara dove era nata la pallacanestro a Pescara, che era l'Aurora Pescara, ma devo ringraziare essenzialmente l'attività del, io lo voglio chiamare mio fratello gemello, sia me che lo possiamo chiamare, di Vittorio Schiazza, del vicepresidente Visco, di tutti gli allenatori, tutte le ragazze. E vorrei dare la parola a Vittorio. Vorrei un attimo solo levarmi un sassolino dalla scarpa, vorrei ringraziarlo anzi a quel tifoso che la settimana scorsa, a quel signore, quel tifoso, come lo vogliamo chiamare, che subito dopo il mio intervento in questa trasmissione, dimostrando scarsissima sensibilità, perché io avevo dato nome e cognome, lui si era prenotato probabilmente dopo di me per dire qualche altra cosa, invece a quel che avevo detto io si è permesso di, e lo voglio ringraziare perché ha confermato che dietro l'anonimato si possono fare delle canagliate, delle cose cattive, dicendo D'Urso parla e la Facar è fallita. Siamo ingenerosi di confronti di un'azienda che ha rappresentato la Serie A Pescara, di un dirigente come Felicio Clivio, che è stato uno dei migliori presidenti che ci siano stati a Pescara, e ha dimostrato di colpire senza sapere quel che diceva, a conferma che se non si dà nome e cognome si può dire tutto quel che uno vuole. Questa è la dimostrazione tangibile di come lo sport si possa fare sotto diverse forme. La forma più difficile è la forma del dilettantismo. Non mi prendo merito perché ho i dirigenti qui che tutti i giorni lavorano sull'attività delle ragazze che si impegnano e dei ragazzi, perché la nostra è una società maschile e femminile. Questa sera... E ho finito. Sì, allora Schiazza, è la forma più difficile? Ma senz'altro, io volevo riallacciarmi al discorso di Gaetano circa la scarsa sensibilità. Io, non per esserti come al solito sempre solidale, ma per dovere, oltre che aver dimostrato scarsa sensibilità, ha dimostrato pure l'assoluta ignoranza nel mondo dello sport pescarese, perché quello che è stato fatto per la pallacanestro, per la pallanuoto, c'ha nome, cognome, quindi non c'è bisogno di rifarlo. E infatti noi nel 93, quando pensavamo che fosse tutto finito, ci siamo riuniti una sera e abbiamo detto, specialmente io che oramai ho raggiunto un'età, già da allora ero in età pensionabile, ci siamo detti: ma perché vogliamo lasciare? Ricominciamo da capo. E abbiamo ricominciato. Abbiamo ricominciato e arrivo alla fine. L'altro anno abbiamo partecipato ad 8 campionati, 4 maschili e 4 femminili. Purtroppo la nostra, purtroppo è anche bene, noi ci distinguiamo assolutamente perché non abbiamo rivali, purtroppo in Abruzzo il movimento femminile è molto scarso, anche nel Molise con cui siamo collegati, purtroppo siamo costretti a vincere partite sempre con 180-90 punti di scarto, che non va al nostro, non va al nostro, no, perché non crescono, poi, le ragazze. Quando andiamo e ci andiamo, anzi quest'anno pensiamo molto molto alla grande, molto in alto, quando poi andiamo a fare spareggi per andare alle fasi nazionali ci incontriamo squadre che chiaramente non ci danno la possibilità di emergere, perché durante l'anno, quindi noi siamo cresciuti, a settembre festeggeremo i 10 anni della nostra attività, siamo tutti contenti. Io devo dire personalmente che non do più niente io alla pallacanestro, ma la pallacanestro dà molto a me, perché altrimenti in pensione non sapevo cosa fare, quindi ringrazio l'amico D'Urso, ringrazio le atlete, gli atleti, i dirigenti, gli, ecco, allenatori. Questa brevemente... sera presenza massiccia, di solito ne ospitiamo No, no, questa è una minima... Ringraziarlo sponsor. Sì. Questa è una minima parte. Quanti ne siete? Avremmo fra piccolini da 8 anni fino al massimo di 16 anni circa 260-270 tesserati. Sono tanti. Ci lavoriamo parecchio. Ecco, brevemente volevo dire, quest'anno per la prima volta abbiamo avuto uno sponsor, l'Ottica Servadio, consentitemi di fare un po' di pubblicità. Chi d'aiuto allo sport. È stato l'unico che...
ci ha dato una mano. No, brevemente, no, prima che voi passate ad intervistare, ecco, voglio io dirvi i nomi e i cognomi dei nostri collaboratori. Alla mia destra c'è il vicepresidente Visco, ne manca un altro di vicepresidente che è Marco Lepore, e poi cominciamo subito dai tecnici, da Franco Ghilardi, che se fa così con una mano penso che ti conoscono, almeno gli altri ti vedono. La nostra, la veterana nel campo tecnico, Loretta Vercellino, e Marco Franceschini. Poi quest'anno stiamo partecipando a 4 campionati femminili e uno maschile. Nei 4 campionati femminili, a cominciare dalla Serie C, e purtroppo, io dico purtroppo, caro Presidente, perché molto probabilmente avremo la promozione in Serie B, e non so come faremo, perché non eravamo attrezzati per ritornare a fare basket ad un certo livello. Vedremo, l'affronteremo e vedremo. Siamo primi assoluti in ogni campionato. Abbiamo un accordo di collaborazione con la squadra principale di Pescara, attualmente, che è in B2, con l'amatori tutti Pescara. I giocatori che dovessero uscire sono per la prima squadra di Pescara, cosa che invece nel passato non è stato mai fatto, perché c'era, ognuno coltivava il suo orticello. Noi viviamo in simbiosi con la pallacanestro a Pescara, chiunque otterrà risultati nei livelli semiprofessionisti e professionisti avrà i giocatori, i giocatrici migliori. E questa è anche una spinta affinché si migliorino sempre. Poi avremo... Voglio ringraziarle, se mi consente, per essere stati così pazienti e volerci perdonare per avervi coinvolto. No, c'è un altro intervento. Conosceremo tutte le ragazze, scambieremo ancora qualche battuta, casomai dopo, nel secondo intervento con il vicepresidente. Innanzitutto un applauso a voi. Come va Gianni? Ti vedevo particolarmente assorto al posticipo, bella partita, sempre si è, il Teramo? Si è calmata un pochino, il Teramo 3-2 sta gestendo bene, il Martina ogni tanto ha qualche sprazzo, però la difesa regge bene, la difesa del Teramo. Secondo te il risultato migliore per il Pescara? Beh, per me sarebbe stato il pareggio, insomma, credo, senza dubbio, a livello proprio numerico. Così si rimette in corsa il Teramo e diventerà dura ancora di più per il Pescara, ma soprattutto io credo che il Pescara avrà da soffrire ancora domenica prossima, ma adesso non voglio anticipare i tuoi temi. Il prossimo turno? Sì, credo proprio che quella vittoria del Lanciano ieri, con la partita ancora da recuperare del Lanciano, troveremo lì un ambiente piuttosto difficile, per il Pescara sarà dura, quindi dovrà lottare e contro l'Avellino e contro il Teramo, e insomma non è facile. Intanto io do una sbirciatina, quarantesimo della ripresa a Teramo, è possibile cominciare a chiamare le telefonate prenotate per i suoi interventi? Non parlo più, non parlo più, utilizzo la difficile, dice Schiazzo, ma sì, non l'ho messo. Voglio ringraziare pubblicamente l'intervento del decano dei giornalisti pescaresi, ma so che l'avrebbe fatto anche Gianni, l'avrebbe fatto chiunque. Quotidianamente vedo, e che nel passato ho avuto motivo di frequentare negli ambienti sportivi, il decano dei giornalisti Renzetti, sì, che a quella telefonata sciatta ha preso le mie difese. Io lo ringrazio personalmente, anche se non ce n'era bisogno, perché i ragli dell'asino non arrivano mai in cielo. Parliamo di Concezio Renzetti. Allora, il pagellone di Gianni Lussuoso, Chieti Cherubini 7, l'autore del gol, autore di una grande prestazione. L'autore non solo del gol, ma di una grande partita. Nessuno sottrae sufficiente. Giulianova, Frisenda 6,5, del grosso Cristiano 5,5. Cristiano 5,5, qualche sbavatura nella sua prestazione. Comunque, insomma, il Giulianova ha sofferto molto nel secondo tempo e insomma ha qualche cosa da rivedere. Ecco, Bruno, Giulianova che è passato in vantaggio, poi ha subito il pareggio, fischi da parte dei numerosi giudici al seguito, si è fatta, continua a essere difficile la classifica. Sì, io ho visto la domenica precedente col Chieti, anche lì mi è sembrata una squadra in difficoltà, soprattutto al centrocampo e in avanti, dove soltanto Frisenda non mi sembrava la spalla ideale per Califano in questa fase del campionato, poi può darsi che più in là magari, ma adesso uomini maggiormente degli esperti per questo campionato. Lanciano, Giulio Dori 7, Mezzavilla 5,5. Mezzavilla da qualche domenica che sta perdendo un po' di colpi. Acerbo? Forse Acerbo, forse sta trovando qualche zuccherino che è di troppo forse nell'ambiente, chi lo sa, si sta distraendo. Peccato per Mezzavilla. E allora l'Aquila, Sassanelli 7, Contini 5,5. Giorgio, segnato il destino dell'Aquila? L'Aquila poi ha perso. Sì, ha perso Benevento.
È difficile, insomma, troppi punti da recuperare, soprattutto le squadre che poteva prendere stanno andando bene, tipo a Torres, via. Lo stesso Sora ha perso malissimo ieri ad Avellino, quindi sono squadre vive. Pescara, Palladini 6,5, Calaiò 5,5, dunque un esordio con bocciatura per Calaiò. Sì, senza creare adesso, mettere la croce addosso al ragazzo, per l'amore di Dio, un ragazzo di grosso talento, soltanto non credo che fosse ieri la partita per lui da esordire, o perlomeno cominciava Biancone, semmai entrare durante la partita lui per dare un po' di vivacità, un po' di freschezza. Meno responsabilità magari. Sì. Meno responsabilità probabilmente. Poi vorrei sentire anche Pino Mammarella, un tifoso con qualche considerazione. Telefonate da casa, prego tutti di essere brevi per consentirci di accettarne il maggior numero. Pronto Rete 8? Pronto Enrico, buonasera, sono Bruno Racchieti. Buonasera Bruno, ben trovato. Saluto ai tuoi ospiti, in particolare al vicepresidente Viorio e al mitico capitano Zattarini. Prego. Senti, ho preparato una sorta di pagellone sul derby di ieri, se mi dai un minuto e mezzo senza interrompermi sarò velocissimo. Veloce, vai. Allora, voto 1,5 di incoraggiamento al tecnico Ivo Iaconi, dopo aver ostentato per tutta la settimana la preparazione che stava dando ai suoi giocatori in vista del derby, dichiara a fine gara di non aver preparato la gara. In più dichiara alla stampa, per il centro, che sul rigore di Aquino lo stesso partiva in fuori gioco, un veggente, visto che la sua panchina era dall'altra parte del campo. Se è riuscito a perdere l'ennesima partita di scacchi con Braglia, avvisato che i pezzi degli scacchi sono diversi dalle pedine della dama. Un voto 4, ennesima sufficienza, per il tuo collega Massimo Profeta, mi dispiace che non è in studio. Ahia. Riesce nell'impresa di oscurare i meriti del Chieti, confondendoli con i demeriti del Pescara. Ma mio caro Profeta, se il Pescara non ha giocato, la colpa, e o il merito, è del Chieti, perché fa un lavoro come il suo, le partite vanno viste non da tifoso. Passo alle sufficienze, sarò velocissimo. Veloce. Voto 9 è Enrico Rocchi, succhi gastrici gli corrono lo stomaco, ma lui riesce a smettere i panni del tifoso per trasformarsi in un ottimo cronista, rispendendo elogi e giusti meriti al Chieti, un miracolo su TV7. Voto 10 a Saul Santarelli, un campione di onestà, leale a mettere il fallo sul rigore ad Aquino. Voto 10 all'ora a Luigi Ioele, corrispondente del Corriere dello Sport, l'unico in grado di raccontare realmente la partita e l'unico a notare che il Chieti scendeva in campo contro la capolista con 3 ventunenni e un ventenne, senza contare Quagliarella, è entrato nella ripresa, complimenti. Leggendolo si nota la differenza tra un giornalista professionista e i vari giornalai locali. 110 all'ora per Braglia e i suoi ragazzi, hanno conquistato l'Adriatico giocando al calcio, l'ennesima vittoria che però purtroppo vale un solo punto. 110 all'ora alla curva Volpi, unica come sempre. Sì. E un ringraziamento a Gianluca Cherubini per quei 90 metri di corsa verso la nostra curva, un ultras come noi. Perfetto. Concedimi una domanda, il signore con i baffi e camicia gialla, prima di andare a vedere la partita, ha fatto il bagno nello Chardonnay? Ti ringrazio per l'ospitalità. Io quest'ultima... non l'ho capita, grazie comunque. Non bevo. era rivolto a te, non bevo. Va bene, ringrazio per questo pagello. Il tifoso che dai voto ai giornalisti, non lo so come. Va bene, comunque, Dico, scusa, insomma, probabilmente era anche una cosa simpatica. Anch'io, Velocemente. Beh, il telespettatore è stato simpatico, però ha sbagliato quando ha detto che il signor Ioele è l'unico giornalista professionista e quelli locali sono giornalai. Giornalai, va bene. No, sai perché? Uno deve difendere la categoria, però tutti gli altri che hanno scritto sono giornalisti professionisti come me, come Gianni, e ognuno vede la partita a modo suo. Ora, chiaramente Ioele è un collega, però a questo punto, se voi vi ricordate la famosa partita Catania-Pescara, i dirigenti del Pescara erano imbestialiti con lui. Proprio perché con lui non ha scritto niente di quello che è successo. Ora, non bisogna giudicare una persona soltanto se scrive bene della tua squadra. Ovviamente lui è uno misurato che avrà avuto i suoi buoni motivi per non farlo. Però non diciamo allora che lui è perfetto e gli altri sono giornalai. Silvio Brenner, abbiamo delle telefonate, volevi aggiungere? Sì, insomma, al di là della spiritosaggine, certamente prendo le difese di Massimo Profeta, perché nella mia trasmissione ieri sera ancora una volta ha dato prova. A me è sembrato un ottimo servizio. A mio avviso del contrario, cioè di cercare e riuscire a leggere la partita non come tifoso ma come esperto tecnico che, essendo stato tra l'altro anche un ex giocatore, tra l'altro il nostro giovane opinionista che fa questo pagellone, peraltro spiritoso,
dovrebbe sapere proprio nel Chieti, tra le altre cose, Massimo Profeta. Se fosse un tifoso sarebbe un tifoso al contrario. Quindi il 4 lo rispedisco al mittente, mi sembra esagerata questa insufficienza, come largamente esagerata le altre insufficienze che ho sentito. Pronto Rete 8. Buonasera. Buonasera. Tutto lo studio composto come sempre da personaggi lucidi, attenti e competenti. Ah, buonasera Leo De Siena, ben trovato. La voce vi arriva un po' sfiatata, tra virgolette, chiedovenia. E poi vorrei fare una battuta. Avete dato un secolo e mezzo a Mosca, date un minuto a me che sono un comune mortale. No, per carità, ricordiamo però Leo, ci sono altre telefonate, prego, sì, sì. Sempre ben accetta la tua, per carità. E poi devo complimentarmi ancora con l'ottimo Sarta che si dimostra sempre come una sirena omerica. Uè. Omerica? Ma tu pensa Leo, ti saluto, che questa sera avrei voluto, chissà se lo farò prima della fine della trasmissione, e siccome questa squadra meravigliosa, insomma questa società si chiama New Aurora, e l'aurora è un qualcosa di straordinario, citare in versi, in greco, i primi versetti del libro nono dell'Odissea che parla dell'aurora in tema di strategia e di tattica di Ulisse. Chissà, vabbè, altro che pagellone, allora speriamo, vediamo dopo. Allora io mi permetto dopo di aggiungere alla tua omerica dissertazione che... mi associo nel senso di drammatizzare la, sì, la, certo, la trasmissione, ma e certo, di dire che è stata nella prima parte veramente molto educativa. Tuttavia passo immediatamente al nocciolo della questione dicendo che la partita Pescara-Chieti si pensava ad una sfida senza scoglie, senza veleni, illazioni ed insinuazioni. Purtroppo la batosta inflitta dalle autorità competenti di polizia giudiziaria nei riguardi di alcuni facinorosi non è servita a nulla. Tuttavia mi corre l'obbligo di sottolineare che c'è poco da stupirsi. Ormai il calcio italiano rotola drammaticamente nel baratro della violenza. E chissà, solo il Dio potrà sapere quando potrà avere termine questa brutta storia che sta rompendo il giocattolo più bene bello del mondo. Quindi sei pessimista tu. Io Leo... Beh, ma io concludo sì, con una battuta. Devo sottolineare che anche gli arbitri talvolta sono gravemente colpevoli. Quindi anche gli arbitri. Colpevoli di scintille e di fuochi non fatti. Due, perché basta ricordare i due rigori negati ieri al Chieti, quindi queste gravi distrazioni potrebbero procurare ulteriori danni. Una reazione molto dei tifosi e talvolta caricare della violenza. Bene, addosso Leo. A qualche innocente. Grazie. Leo, è finita la partita tra Teramo e Martina. Ha vinto il Teramo per 3-2, io ti ringrazio. Grazie Leo. Un applauso al Teramo che vince anche un uomo. Una partita molto, al molto è stato importante. Espulso il numero 2. Sì, Martina in... 2 espulso. Ah, quindi 9 uomini. Per domenica sarà... Quindi l'Avellino sta a posto, insomma. L'Avellino è a posto, infatti sì, c'è Martina Avellino domenica. Quello che diceva prima D'Urso, no? D'Urso. Beh, 2 espulsi proprio al 90esimo del Martina, 2 espulsi che saranno squalificati domenica prossima, e quindi vantaggio per l'Avellino. Sì, questo è professionismo. Che questo Campolattano è il difensore. Sembrava Campolattano. La squadra che incontra il Martina. Pronto Rete 8, andiamo avanti. Collegamento con Massimo Profeta in chiusura di trasmissione per il suo commento alla partita. Pronto? Buonasera, sono Matteo. Buonasera Matteo. Voglio fare innanzitutto i complimenti al nostro capitano Zattarin per la bella partita che ha giocato ieri, ma non solo a lui ma a tutta la squadra. Poi sì, volevo sapere una domanda un po' generica rivolta a tutti. Sì. Come mai che il Chieti da un po' di tempo non riesce ad andare oltre il pareggio? Grazie e buonasera. Grazie e buonasera. Beh, l'unico. No, beh, sicuramente noi è un periodo che stiamo giocando molto molto bene, creiamo molte palle gol e sicuramente in certe situazioni di gioco dobbiamo essere più concreti. Forse ci manca quel pizzico di fortuna, di concretezza in più che ci fa fare, magari ci farebbe fare il salto di qualità. Posso dirti la mia? Un attimo solo. Vanno talmente forte che essendo la sua, è così, una squadra giovane,
quando ha molta velocità, logicamente non ha la tranquillità e l'esperienza per essere più lucida sotto porta. Molto spesso succede. Pronto? In linea? Buonasera, sono Nicola da Pescara. Buonasera Nicola. E volevo dire una cosa, al signor Silvio Sarta. Sì. Riguardo, ho sentito prima il discorso che ha fatto per quanto riguarda, diciamo, la non organizzazione per quanto riguarda gli incidenti, no? Mi sembra di aver capito. Però non è stata detta neanche una parola per quanto riguarda le devastazioni che hanno fatto i tifosi del Chieri dalla stazione allo stadio. Come non è stato detto? No, no. Come non è stato detto? È stato aggiunto, voglio. Ne abbiamo allora, parlato assolutamente a lungo. Sono arrivato tardi allora. Eh sì, ne abbiamo parlato a lungo. Va bene, guarda, quindi caso risolto. Sì, sì, comunque Nicola, ti saluto, sì. Dicendoti che effettivamente abbiamo insistito, mi faccio portavoce di tutti gli ospiti in studio, ho questa pretesa, insomma, sì. Abbiamo intanto svincolato il concetto di responsabilità cercando di parlare un po' più in generale. Quello che è successo ieri, dal mio punto di vista, è il frutto di una cattivissima gestione della pericolosità di questa partita. Poteva essere evitato, questa è la rabbia maggiore, perché effettivamente ciò che è successo prima della partita è assolutamente grave. Le devastazioni, da qualunque parte provengano, devono essere assolutamente impedite. Siccome potevano essere impedite con una maggiore organizzazione e con lunghissimo tempo a disposizione, questo almeno a me fa infuriare ancora di più. Grazie Silvio, grazie signor Nicola. Intanto la regia prontamente ci fa vedere la classifica aggiornata. Teramo che si porta 48 punti, dunque arriva a sfiorare il Martina, che rimane a quota 50. Bene, grazie alla regia per la prontezza. E pronto Rete 8, ancora tre telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Petricca da Montesilvano. Ben trovato. Due piccole cose, sì. Una all'amico Giorgio. Uh-huh. Ed è una piccola riflessione che facevo, Giorgio, tu da esperto, perché io ieri ho visto la partita, ma al di là del risultato, perché una partita di calcio ci può essere tutto, no? Però, a mio giudizio, non ho visto né una reazione da parte della squadra. E la cosa mi preoccupa, cioè proprio questo che mi preoccupa, è cotta il Pescara, punto. No. Un'altra cosina al signor Silvio Sarda, perché prima ho sentito che un pochino si è arrabbiato sul giudizio dell'allenatore. Signor Sarda, io le dico questo, che un bravo allenatore deve saper leggere la partita, non solo magari prepararla anticipatamente. Anzi, proprio lì si vede il bravo allenatore. Grazie. Allora, grazie. Giorgio, Pescara cotto? Ma io non credo, perché fino alla domenica prima fatto una gran aveva partita. Dato segni di... Credo che abbia interpretato male dal punto di vista i giocatori, io mi riferisco principalmente ai giocatori, e abbiano interpretato male dal punto di vista mentale questo tipo di partita. Cioè, oramai a 8-9 partite alla fine è normale che trovi squadre agguerrite, perché oramai il discorso dei play-off, play-out e via dicendo, non credo che ci sia più una partita comoda, tranquilla, quindi gli avversari vengono in casa e fuori per far risultato e devi essere pronto, non dico alla battaglia, ma sicuramente a mettere qualche tacchetto anche sulle caviglie, devi giocare, no? Può pensare di giocare. Avremo il cambiamento di discesa, hanno dimenticato che dobbiamo andare a Taranto, per esempio. Non si può giocare in punta di fioretto, ci sono, sì, dei giocatori che ti devono decidere la partita perché tecnicamente sono forti e quelli lì hanno questo compito, ma gli altri devono portare la condizione di partita. Silvio, troppo avere. Buono con gli Aconi? Velocemente, telegrafico. No, ma condivido anche quello che è stato detto, bisogna saperlo leggere, molto spesso ci riesce, Ivo Iaconi, questo va ricordato, altre volte no. Proprio per questo motivo ho fatto l'esempio di Capello, che mi sembrava lampante a livello mondiale, ha sbagliato tutto due sere fa, ma ha azzeccato tutto per anni e anni, quindi... Sì. Ultime due telefonate, pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Sono Giulio, chiamo da Chieti. Buonasera Giulio. Dunque, io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso degli incidenti che normalmente succedono in queste partite, sì, così a rischio. Io la prego però, allora, di essere sintetico. Ovviamente voglio dire che prima di tutto il servizio d'ordine, l'organizzazione per queste trasferte non viene effettuata sempre ogni domenica allo stesso modo, perché molte volte quando si spostano masse ancora più grosse c'è un servizio d'ordine
c'è un controllo studiato, progettato, programmato e non succede niente. Con tifoserie più violente. Ieri è stato sbagliato tutto ed è chiaro che arrivano 800 persone, 3-4 cretini, è ammissibile che ci siano. Possono quindi non farei un dramma, mi dispiace per coloro che sono stati danneggiati, ma non farei un dramma per questo, ma le responsabilità vanno rivolte altrove. Io la ringrazio. Grazie, buonasera, l'ultima telefonata di questo numero di Tutti in Campo, pronto? Pronto? Sì, è in linea. Buonasera, sono Fabio da Portore. Buonasera Fabio. Buonasera, vorrei salutare Gianni Lussoso e Giorgio Repetti in particolare. Sarò brevissimo, devo raccontare un episodio non molto simpatico a cui ho assistito domenica in tribuna. C'era una signora che ha inveito durante tutto l'incontro verso i tifosi del Pescara, i giocatori e in particolare l'allenatore Iaconi. Al termine della partita abbiamo riconosciuto una signora che era una moglie di un giocatore del Chieti e le abbiamo chiesto molto gentilmente se sapesse il nome di quella signora e l'ha detto. Ebbene, con rammarico che devo dire che era la moglie del giocatore Zattarin che è lì presente da voi. È stato un episodio veramente antipatico. Siccome voi avete parlato della violenza, io penso che siano soprattutto gli addetti che devono innanzitutto reprimere la violenza. E invece in questo caso è successo esattamente il contrario. C'è una persona che dovrebbe assolutamente essere tranquilla e... Niente, vabbè, ci siamo, abbiamo capito il senso della telefonata, grazie Gianluca, grazie. Mi sembra talmente strano che mia moglie, guardi, queste cose non le fa proprio, guardi. Vogliamo salutare la signora Zattarin con un applauso, tra l'altro madre di una splendida bambina, Beatrice, vero? Sì, Beatrice. Non ricordo bene. Dai un abbraccio a Beatrice che ci sarà un bacio che sarà sicuro. Sarà dormendo, è vero, orario tardi. Pubblicità, l'ultima fascia. Allora noi torniamo in studio, battute finali di tutto in campo, chiedo scusa, riportiamo un po' di ordine in studio. E Pino Mammarella da tifoso, ecco. Perché ti sportiva? Tifoso buono, prego? Tifoso buono. Non tifoso buono, buono, buono. Non ho capito la domanda. Da tifoso, perché ti sportiva? Cosa ha rappresentato questo ennesimo risultato positivo proprio contro il Pescara? Ma diciamo che questo è un derby storico, per chi non si dica, perché ci sta della gente che va facendo le trasmissioni televisive. Forse è un po' troppo giovane, avrà 35-40 anni, dicendo che... Ti riferisci a me, no? No. Dopo lo diciamo. Dicendo che questo non è una partita che possa interessare a tutti gli sportivi di Pescara. Forse non si ricorda, forse il signor Lussoso lo può dire, che negli anni 50, 60 e 70 che valenza aveva questa partita. Ma io mi voglio ricollegare facendo due o tre piccoli appunti al fatto di Bruno, di quello che è successo ieri ed è successo anche a me, sempre su uno sportivo di Pescara che viene a fare le trasmissioni, forse riuscite a capire chi sono, facendo sempre il bello qui e dicendo di cotto e di crudo lì allo stadio davanti a Bruno Pace e a compagnia. Sapete di chi parlo, va bene. Dopo voglio ricollegarmi tecnicamente e tatticamente al Pescara, perché non è una squadra che... Il Pescara deve finirla di essere la squadra principale d'Abruzzo, facendo 9 marzo 2003, data storica, tra Pescara e Chieti si gioca l'ultimo derby. Questa è solo pura presunzione. Tu non puoi uccidere, non puoi vendere la pelle dell'orso prima che tu lo uccida. Punto 2. Terzo. Ma quello vi ha avvantaggiato. Comunque quella non l'ha fatto mica il Pescara. C'è un editore, c'è un nome, sai, sì, c'è libertà di stampa, anche tu puoi fare un giornale domani. Però io voglio dire ognuno può fare il giornale. No, dopo è pericoloso identificare. Perché questo è anche offensivo nei confronti del Chieti, perché questo signore qua non si firma neanche
non si firma neanche, non è neanche da commentare. Vi dico solamente il titolo: anche le pulci hanno la tosse. E se io leggo il racconto, il commento che dice solamente... No, non lo facciamo, comunque si tratta di un giornale, ma guarda, su quello delle pulci... Però, ecco, finisco il discorso. Il Pescara, se vuole vincere il campionato, ho giocato pure io un po' a pallone. Questi sono campionati che si giocano con la cosa, non si gioca con la tecnica. E non perché si chiama Pescara, arriva Chieti e dice, arriva il Pescara, li facciamo vincere. Qui si butta il sangue in mezzo al campo e Chieti ha dato una bella lezione. Se ti posso dire una cosa, l'unica cosa che hai detto di sbagliato, che perché devi disconoscere quello che ha fatto il Pescara in 30 anni di calcio? Non disconosco, però non posso neanche accettare perché 30 anni il calcio Pescara, a livelli buoni l'ha fatto solo il Pescara, inutile uno da... Pescara si dice città civilissima a livello sportivo e dopo sento all'inizio della partita lo speaker che ricorda tutti quella è una moda, si fa pure a Roma, voglio fare solo le scuse da parte proprio come tifoso Pescara San Bruno. Perché non è una persona che può essere oggetto di un attacco così, perché la persona limpidissima, però per il resto Pescara si era volato alto, adesso abbiamo i giornalisti senza firma, è vero, non bisogna neanche Licio Sabatini. Sono da condannare, però in tutti i modi viene distribuito in grandissimo numero. Licio, in tutti gli stati, andiamo con ordine. Quei comportamenti che, come si suol dire, vanno sopra le righe, sono sicuramente da condannare. Non sono uno scemo, è riferito al Chieti. Sì, però...